Questa è la nuova discarica di Serre, un'area produttiva agricola. Eccola qui, la macchina del Movimento Terre che lavora i rifiuti. Un'area in pieno centro agricolo, come vedete ci sono tutti i settori produttivi, dove c'erano dei campi biondi di grano, adesso invece sono stati depositati i camion dei rifiuti. Vedete un'area molto bella, vigneti, uliveti, grano, c'è di tutto, e vicino c'è anche una grande masseria. Vedete? Produzione lattiero caseario. Questi amici di YouTube, è il dramma che vive la Campania. In questi giorni Bassorino è stato rinviato a giudizio. I danni sono crimini ambientali, che sono come lo sterminio degli ebrei o come qualsiasi lesa libertà di un popolo a cui è stato tolto l'ambiente, a cui è stata tolta la possibilità di vivere nella propria casa. Vedete queste case, vedete, sono case coloniche, e qui proprio sotto la discarica ce n'è un'altra, vedete, sono case coloniche di contadina a cui è stata negata la libertà di vivere. Questo contadino si trova neanche a 40 metri dalla discarica, è lì. Queste sono state le leggi dell'emergenza rifiuti, leggi criminali che la classe politica italiana dovrà pagare, che lo stesso ministro dell'ambiente Salernitano Doc non si è probabilmente reso conto, perché a lui probabilmente sfugge la realtà di un sito come Macchia Soprana. A questo punto non diciamo che era meglio masseria, perché i rifiuti napoletani devono essere smaltiti a Napoli, dove vengono prodotti, non in aree densamente abitate dai contadini. Quando noi diciamo densamente abitate, perché c'è tutta una filiera agroalimentare. Guardate le case, guardate. Guardate le case. Contadini che avevano il loro bravo pezzo di terra, che adesso è stato, vedete, destinato in modo criminale a una discarica da 2 milioni di tonnellate. Questa è la libertà, questa è la democrazia. La democrazia all'italiana, la democrazia che se ti opponi vieni spazzato via con tutti i mezzi possibili, soprattutto quando questi mezzi vengono utilizzati dallo Stato.